E qui con noi, con un suo film diretto e interpretato, Fabrizio Bentivoglio. Che impressione hai avuto, quindi, da attore a passare anche in un altro ruolo, un ruolo importante, quello del regista? Direi che la ragione più importante di questa scelta è stata l'innamoramento per un gruppo di persone, per la loro musica, per la loro umanità. E questo ha fatto sì che poi, nel caso del film di stasera, poi le loro storie potessero diventare quasi le mie. Perché appunto nel film la storia in realtà nasce da una serie di racconti da parte, se non di correggimi se sbaglio, del chitarrista della piccola orchestra Avion Travel, dove tu spesso non solo hai partecipato attivamente, ma hai fatto delle vere e proprie tournée. Quindi l'idea era quella di mettere questo ragazzo che ancora non avevo trovato vicino a degli attori che potessero effettivamente essere per lui dei padri, delle madri, insomma delle guide. Poi in realtà, facendo il film, ci siamo accorti che è successo esattamente il contrario, è successo che questo ragazzo, che è stato trovato fortunosamente al primo colpo, è stato lui la nostra guida, è successo che è stato il contrario, insomma. È come quando si disegna su carta una figurina così appena schizzata e poi un giorno ti appare in tridimensione. Davanti ai tuoi occhi aveva tutte le caratteristiche psicosomatiche di quel Johnny, di quel Faustino che noi raccontiamo. Quindi io, come l'ho visto, l'ho scelto in realtà. Lui allora aveva 15 anni, io ancora non sapevo se avrei fatto il film, quindi l'ho tenuto sott'occhio senza dirgli niente per un anno e poi, però insomma, io appunto ho visto 15 ragazzi un giorno e c'era lui e lì l'ho scelto. Il racconto orale, che è un po' come la musica. Fabrizio, per prima cosa, racconta e legge il suo soggetto, cioè quello che è la matrice che poi diventerà la sceneggiatura del film. So per esperienza d'attore che poi l'atmosfera che si instaura su un set tra le persone che lavorano imprime la pellicola come la faccia di un attore. E quindi ho cercato di scegliere non solo gli attori ma tutta la troupe, persone, famiglie tra di loro, insomma, che non solo facessero questo per professione ma che ci mettessero qualcosa di più da un punto di vista proprio sentimentale, perché sapevo che questa atmosfera poi sarebbe sedimentata e misteriosamente andata a finire nel film. Walter Chiari, che era un grandissimo attore, diceva che un attore dovrebbe regalarsi, ricostruirsi, riregalarsi. Io considero di essermi veramente regalato a piene mani con questo film e quindi diciamo che questo è il periodo della ricostruzione, quindi non è ancora prevedibile né quando né con cosa mi riregalerò.